storica, sono teologa e mi occupo prevalentemente di Iran a 360 gradi, quindi ho girato un paio di documentari su questo paese. Il mio ultimo lavoro, Le donne interane, in realtà è un lavoro per il teatro, qualcosa che metto in scena in teatri in Italia, nella Svizzera italiana, prossimamente andrà anche in Australia in lingua inglese. È un piccolo testo in cui racconto Teheran in prima persona, le sue contraddizioni, ma anche i diritti riconosciuti, i diritti negati delle donne iraniane. Questa sera mi è stato chiesto di parlare del fascino al potere, non è esattamente il mio cavallo di battaglia, ma cercherò di affrontarlo in una prospettiva musulmana e in particolare sciita, perché credo che sia l'aspetto più interessante. Cercherò anche di fare distinzioni tra sunniti e sciiti. Voi non so se sapete la distinzione tra quelli che sono i due blocchi principali dell'Islam. I sunniti sono la stragrande maggioranza, e questo scisma si crea nel 632 d.C., quando muore il profeta Maometto. Maometto non lascia figli maschi, ha dei bambini maschi, ma muoiono in tenera età, in un periodo in cui la mortalità infantile è estremamente alta. E quando muore il profeta, prima ancora di seppellirlo, si creano delle faglie all'interno della comunità e la stragrande maggioranza si riunisce nella Shura, in un consiglio, e si decide che il legittimo successore di Maometto sarà uno dei suoi compagni, in particolare Abu Bakr, che non solo è uno dei compagni del profeta Maometto, ma è anche colui che ha dato a Maometto la sua giovane figlia Aisha, che è la moglie di Maometto. Ha questa bambina, gli è data sposa quando sono 9 anni e rimarrà vedova a 18 anni. Abu Bakr è uno dei compagni del profeta, dopo di lui ce ne saranno altri, vengono chiamati califfi ben guidati, Khalifa al-Rasulallah, sono i successori del messaggero di Dio. Ma un'esigua minoranza ritiene che questa successione non sia legittima. Gli sciiti, sono coloro che aderiscono alla Scia, al partito di Ali, dicono: no, in realtà il legittimo successore dovrebbe essere soltanto qualcuno che condivide la famiglia di Maometto, un suo familiare, un suo parente. E il legittimo successore, secondo gli sciiti, dovrebbe essere Ali. Ali è il cugino di Maometto, un po' più giovane di lui, ed è il ragazzino con cui Maometto di fatto cresce. Maometto è orfano da prima di padre e poi di madre, e crescerà con lo zio Abu Talib. Abu Talib ha questo bambino, Ali, che appunto cresce sulle orme di Maometto, e sarà tra l'altro tra i primi a abbracciare l'Islam. La primissima persona ad abbracciare l'Islam in realtà è una donna, è Khadija, ed è la prima moglie del profeta Maometto. Ecco, cosa succede? Il primo successore legittimo di Maometto, secondo i musulmani sciiti, lì in realtà diventerà poi califfo, ma non in prima battuta, e morirà poi assassinato nel 660 d.C. Secondo gli sciiti, dopo Ali ci devono regnare, devono essere i capi di quella che non è solo una comunità religiosa, ma anche una comunità politica e militare, i figli che Ali ha avuto dal matrimonio con Fatima. Fatima è la figlia prediletta del profeta Maometto, i suoi figli si chiamano Hassan e Hussein. Uno muore, sembra avvelenato, l'altro morirà in battaglia nel 680 d.C. nella campagna, nella piana di Kerbela. Kerbela oggi è una cittadina in Iraq, a sud di Baghdad. Tra l'altro, ucciso in modo cruento, viene tagliata la testa però da dietro, quindi non frontalmente. Quindi tutti questi eventi che risalgono a 1400 anni fa, in realtà sono eventi che servono a comprendere anche certe dichiarazioni dei capi di Stato dei vari paesi, perché recentemente il Presidente della Repubblica Iraniana, Rouhani, ha parlato dell'onestà nelle trattative degli americani che ti fronteggiano a viso aperto, e invece del modo un po' subdolo di comportarsi dei cinesi che ti attaccano alle spalle. Ovviamente dietro c'è tutta una politica economica della Cina che, come compra Pirelli, poi in Italia, allo stesso modo in Iran, butta fuori dal mercato le imprese iraniane. C'è un bellissimo film che è aperto venerdì sera al Festival Sguardi Altrove a Milano, Gezi Hotel, il film del più grande regista iraniana, che appunto racconta in un frammento questa gravissima crisi economica. Quindi, tornando al discorso degli sciiti, gli sciiti sono minoritari e devono subito fare un passo indietro per non essere massacrati. Gli sciiti diventeranno finalmente padroni di uno stato nel 1501, è un periodo molto importante perché è l'epoca in cui da una parte c'è l'impero ottomano e dall'altra in Iran c'è una dinastia, i Safavidi, che prende il potere
lasciare Ismaile, però si rende conto che tenere botta nei confronti degli ottomani che spingono sulle frontiere iraniane è molto molto difficile. Allora cosa fanno? Utilizzano, strumentalizzano, se volete, la religione per fini politici. Chiedono, impongono a tutta la popolazione iraniana, e l'Altopiano Iranico non è piccolo, è un paese oggi l'Iran che è 5 volte e mezza l'Italia dal punto di vista geografico, ed è un paese che oggi ha 80 milioni di abitanti, quindi pesa più o meno come l'Egitto. Ma un tempo aveva confini ancora maggiore, Herat in Afghanistan una volta faceva parte dell'antico impero persiano, così come a quel tempo tutto il Basso Caucaso faceva parte dell'Iran, le repubbliche oggi indipendenti di Armenia, Georgia, Azerbaigian erano parte appunto di questo grande impero. Si chiede, quindi si impone a tutta la popolazione iraniana di convertirsi allo sciismo, perché la religione deve essere il motore della nazione, deve essere il modo per cui gli iraniani si sentono in dovere di prendere le armi, di combattere, di contrastare il nemico ottomano che preme su quei confini. Ecco, lo sciismo, un po' come voi pensate alla differenza che c'è all'interno del cristianesimo tra i cattolici da una parte e i protestanti dall'altra, ecco, anche gli sciiti, come i protestanti, non sono un unico blocco, gli sciiti si dividono in tante diverse sette. Quelli che conosciamo in Iran, in Iraq, in Libano, sono chiamati dodicimani, cioè alla morte del profeta Maometto riconoscono 12 imam, con la I maiuscola, non sono quelli che guidano la preghiera, ma sono i legittimi successori di Maometto che sono venerati. L'ultimo va in occultamento, cioè a un certo punto sparisce, si attende il suo ritorno, il Mahdi, il Messia che deve tornare. Ma c'è un altro gruppo di sciiti, che si chiamano, sono gli Ismailiti, quelli della Gargana, che si fermano a 7 imam. E poi ci sono quelli dello Yemen, non so se avete letto i giornali, sentito la radio in questi giorni, c'è stato un colpo di Stato in Yemen un po' di tempo fa, e c'è un gruppo di sciiti che vengono chiamati Zaiditi o Pentamani, loro di imam ne hanno soltanto 5. Questo per dirvi che è un mondo veramente, veramente complesso, quello musulmano. La cosa su cui vorrei riflettere con voi è il rapporto tra clero e monarchia, e in particolare qual è l'atteggiamento dei religiosi sciiti nei confronti del potere. Gli sciiti sono sempre stati perseguitati, è vero, oggi hanno l'Iran che è un baluardo sciita nei confronti invece di tutti quei paesi di maggioranza sunnita, Arabia Saudita, Qatar, Bahrain. Tra l'altro, se pensiamo all'Arabia Saudita e al Qatar, sono quelli che di fatto hanno promosso anche il jihadismo, l'ISIS che tanto oggi ci spaventa. Ecco, ci sono posizioni diverse, ma gli sciiti hanno sempre avuto un po' la sensazione di essere quelli che si chiamano i mustazafini, i diseredati, gli oppressi, gli ultimi della terra, e quindi hanno sempre avuto delle rivendicazioni anche dal punto di vista politico ma anche economico. Ecco, la questione economica, questo quarto d'ora che ho a disposizione, è molto importante perché in Medio Oriente si dice che l'odore dei soldi sposta anche il corso dei fiumi, quindi il potere non è solo potere religioso, ma è il potere strettamente anche economico. E vorrei contrapporre due grandi personaggi, due grandi ayatollah, partendo da un presupposto, cioè che da solo il clero sciita, che è strutturato in un certo modo, nel senso che ci sono un po' come i preti, cardinali, i vescovi, quindi c'è una prima laurea che dà la possibilità di interpretare le fonti, poi si sale di grado e via di questo passo, non c'è qualcuno che ti dà, che ti promuove, ma di fatto è il tuo seguito che dimostra che tu sei diventato un ayatollah, perché hai perseguito determinati studi, ma soprattutto perché hai dei seminaristi che ricevono una borsa di studio e che di fatto affollano il tuo seguito. Quindi i personaggi sono l'ayatollah Khomeini e l'ayatollah Khomeini, ma l'alleanza di base, che è un po' anche il comune denominatore del mio libro Storia dell'Iran, è l'alleanza che c'è tra gli ayatollah da una parte e dall'altra il mercato, il bazar. I bazari sono i mercanti che nel corso di più di un secolo hanno finanziato le varie rivoluzioni, le varie proteste in Iran. Cioè il clero da solo non sarebbe stato in grado di fare per esempio la rivoluzione del 79 in Iran, quella che ha permesso di cacciare lo Scià di Persia e ha portato alla costituzione di quella che oggi chiamiamo Repubblica Islamica. Ma già a fine 800 il clero e il bazar, alleati con lo zampino delle donne però, hanno cambiato la storia. Voi pensate, nel 1890 lo Scià di Persia dà in concessione il tabacco è però una risorsa largamente usata, perché? Per un motivo molto semplice, l'Iran, un po' come oggi anche tanti altri paesi della regione, non aveva
aveva un vero sistema di esazione fiscale, quindi lo scià di Persia non era in grado di prelevare le tasse dai suoi sudditi, un po' perché erano nomadi, un po' perché non aveva la struttura, un po' perché non c'era la mentalità, ma nel 1890 lo scià di Persia ha un bisogno disperato di denaro. Perché? Perché nel 1873 decide di viaggiare, decide per la prima volta, nella storia del paese, di lasciare l'Iran, va da prima a Mosca, poi va a Londra, va a Parigi, va a Ginevra, voi pensate, nel 1873 Lucia di Persia arriva addirittura a Torino, perché Torino nel 1873 è la capitale d'Italia, va a caccia con Vittorio Emanuele II e si rende conto che con Vittorio Emanuele II e Lucia di Persia hanno qualcosa in comune. Cosa hanno in comune? Innanzitutto hanno il potere, ma nessuno dei due ama starsene a palazzo, il luogo del potere, ma in realtà tutti e due sono un po' solitari, preferiscono andare a caccia in montagna. E poi nessuno dei due ha una vera moglie, entrambi hanno un amante che li accompagna, la bella Rosina Tonino, e invece Arisa Daula, una donna potentissima, anche se non ha dato figlie, era solo un matrimonio di quelli a tempo, era la donna che guidava l'harem reale. Quel viaggio importante per lo scià di Persia inizia a comprare, a spendere. Allora torna in Iran e dice: ok, ho dato in concessione le risorse minerarie del paese, l'estrazione del petrolio, in realtà il petrolio verrà scoperto nel 1908 in Iran, ma lo scià di Persia dice: ho bisogno di più soldi, allora dà in concessione il tabacco. Il problema è che il tabacco viene largamente sfruttato un po' da tutti in Iran. E allora i contadini si arrabbiano, i mercanti si arrabbiano, lo scià di Persia non demorde perché comunque ricevono un sacco di soldi da un cittadino inglese a cui ha dato in concessione il tabacco. A un certo punto il bazar e il clero si uniscono, fanno un boicottaggio del tabacco, fanno uno sciopero, la gente non fuma più, ma soprattutto il ruolo determinante sono le donne, perché le donne dell'area reale, quando ricevono il loro sovrano che vuole rilassarsi con tutti i tumulti che ci sono in giro nelle città iraniane, e arriva lo scià nell'area e chiede che gli siano portate le pipe ad acqua, perché a quell'epoca non andavano di moda le sigarette, ma proprio queste pipe ad acqua. E le donne dell'area gli rispondono: nostro signore, non ci sono più pipe ad acqua, le abbiamo rotte tutte, spezzate tutte, perché non è giusto che tu abbia dato in concessione il tabacco a un cittadino straniero. Lo scià di Persia, di fronte all'alleanza del bazar, che ovviamente aveva perso denaro di fronte al monopolio di uno straniero, del clero e delle donne, è costretto a ritirare la concessione del tabacco. Ma questa alleanza, questa ingerenza nelle questioni economiche e politiche del clero ritornerà nel corso del Novecento. Non so chi di voi si ricorda, nel 1953 lo scià di Persia viene in Italia, viene a Roma e va a fare shopping con la bella Soraya, la sua seconda moglie, a Roma. Era il momento della nazionalizzazione del petrolio. Nel 1951 il petrolio iraniano viene nazionalizzato da un personaggio che si chiama Mossadegh, il primo ministro, per un motivo estremamente semplice: la società petrolifera anglo-iraniana paga più tasse a Londra che non royalties all'Iran. Però a Londra questa cosa non piace e quindi viene messo in atto un vero e proprio embargo nei confronti del petrolio iraniano. L'economia iraniana si piega, dopodiché nel 1953 viene fatto, si dice, l'abbiamo letto sui libri di storia, un colpo di Stato contro il premier Mossadegh, che il colpo di Stato viene orchestrato a Londra e messo in atto dalla CIA. In realtà documenti recenti dimostrano un'altra cosa: quel colpo di Stato la CIA non riesce a farlo. A fare il colpo di Stato contro Mossadegh è il clero iraniano. Il clero iraniano che dà la botta finale a quello che era il colpo di Stato avviato dai servizi segreti americani per un motivo molto semplice. Il clero iraniano non può accettare che l'Iran venga trasformato in una repubblica, come già aveva fatto tanto più Turchia in Turchia, perché è contrario ai principi dello sciismo. Cioè lo sciismo è sempre stato pietista, ha sempre avuto un atteggiamento di non interferenza nella politica e sempre appoggiato a oltranza i vari scià di Persia. Tutto questo cambia con l'arrivo di un grande personaggio carismatico, che mi rifaccio al ruolo che il carisma ha nel potere, di cui parlava prima Alberto Maggi, ed è l'Ayatollah Khomeini. L'Ayatollah Khomeini ribalta le carte in gioco. Nel 1963 dà avvio a una serie di movimenti di protesta, perché nel 1963
lo scià di Persia abusa del proprio potere e di fatto mette in atto una serie di azioni che vanno contro i diritti del popolo iraniano. Vi faccio un esempio solo, l'immunità. Negli anni 60 e 70 i cittadini americani, anche se sono gli operai del settore petrolchimico, hanno l'immunità in Iran, qualsiasi cosa succeda, che facciano un incidente stradale, uccidano qualcuno, via di questo passo, commettono un omicidio, di fatto possono essere rimpatriati negli Stati Uniti senza colpo ferire. E questo non è considerato giusto, ma non solo. Lo scià di Persia mette in atto una serie di misure negli anni 60, ma già aveva fatto suo padre, per limitare il potere del clero, perché il clero ha potere di fatto. Le due misure che lo scià di Persia, padre e figlio, poi mettono in atto sono la coscrizione militare obbligatoria, obbligano tutti, non solo i nomadi, i contadini, le genti delle tribù, ma anche i membri del clero, a servire nell'esercito per 2 anni. Perché? Perché è un modo per sottometterli, ma è anche un modo per coagulare, per cercare di mettere insieme, di mescolare quelli che sono popoli molto diversi, perché l'Iran è un mosaico di popoli, di etnie e di lingue. E poi la seconda cosa che lo scià di Persia mette in atto negli anni 60, anche qui per cercare di controllare, di esercitare il potere pubblico sul clero, e che a un certo punto nel 1971 crea un corpo che si chiamano i Separitini, un corpo di stato di religiosi, e cioè fa stampare delle copie del Corano con la propria immagine e poi prende dei giovani, li fa studiare teologia e dopodiché li manda in giro a insegnare la sua versione della religione che è un po' meno rivoluzionaria rispetto a quello che invece non sia lo sciismo. Ecco, Khomeini è un grande personaggio, un personaggio molto noto di cui scrivono molto spesso, tantissimi giornali. Io vi volevo parlare però anche di un altro personaggio affascinante che è sì iraniano del nord dell'Iran, di una regione che si chiama Azerbaijan, ma è andato poi a vivere in Iraq e ha esercitato un ruolo importantissimo in Iraq. Si chiama l'Ayatollah Khomeini, era nato nel 1899, è autore di uno dei volumi più importanti di esegesi del Corano, esegesi di matrice sciita, ed è stata la maggiore autorità religiosa del mondo sciita, dodicimano, quindi di quelli che credono nella successione di 12 imam alla morte del profeta Maometto. L'ultimo imam, dicevamo, è scomparso nel X secolo dell'era volgare, è chiamato Mahdi, è il messia di cui si attende il ritorno. Ecco, per gli sciiti, Khomeini, al pari di altri grandi ayatollah, era il deputato in terra dell'ultimo imam scomparso. Quindi, in attesa del ritorno del messia, a legiferare in terra deve essere questo grande ayatollah che è autorità religiosa, giuridica, per guidare la comunità. Voi pensate che Al-Khoi nel 1911, aveva appena compiuto 12 anni, raggiunge il padre a Najaf. Najaf è quest'altra città del sud dell'Iraq, a sud di Baghdad, dove ci sono i grandi seminari religiosi, un po' una sorta di Vaticano dell'Islam sciita, dove c'è il mausoleo tra l'altro dell'imam Ali, quindi questo cugino del profeta Maometto, il suo primo successore. E lì inizia a studiare arabo, logica, teologia, esegesi coranica, tradizione, teorie legali e giurisprudenza. E diventa mujtahid, cioè diventa giureconsulto, diventa di fatto si laurea. Dopo aver passato 3 livelli, un livello preliminare, mukaddamat, il livello tecnico, sutu, il livello avanzato, batal khalij. In genere ci vogliono 9-10 anni per completare questo percorso, che è un po' come la laurea, il master o laurea dottorato, vedete voi, ma a soli 19 anni, nel 1918, può già insegnare, ha già diciamo l'abilitazione per insegnare a Najaf, che è un centro importantissimo perché a Najaf ci sono 10.000, parliamo dell'inizio del Novecento, 10.000 studenti che arrivano da tutto il mondo. Intanto va avanti con gli studi sulla metodologia con i grandi ayatollah dell'epoca, quindi al-Mazandarani, al-Gharawi, al-Iraqi e al-Naini. E intanto esercita e pratica gli sciiati. Voi sapete che c'è un grande termine, un grande cappello che chiamiamo la Sharia, la legge islamica, ma la legge islamica non è fatta solo di Corano, ma anche degli hadith, che sono i detti del profeta Maometto, e ci sono tutta un'altra serie di componenti, tra cui il consenso dei giuristi, l'opinione di questo passo. C'è una componente importantissima della Sharia, che è più importante per gli sciiti che non per i sunniti,
Barazzi per chiamerebbe la ragione, quindi il ragionamento che ti permette di arrivare a determinate conclusioni. Ecco, Alcuin è in grado, è autorizzato a praticare gli shiad, riceve anche il permesso per insegnare e formulare delle opinioni indipendenti, di fatto acquisisce potere sociale, ma anche potere finanziario, perché uno dei punti di forza degli ayatollah, quindi del clero sciita, è questa enorme autonomia finanziaria, cioè gli ayatollah non sono mai stati pagati dal clero, dal governo, dall'autorità politica, ma hanno sempre amministrato le tasse religiose che vengono pagate dai fedeli, ma soprattutto dai mercanti, e sono quei denari che servono a mantenere le moschee, i seminari e via di questo passo. Alla fine Alcuin diventa Ayatollah, Ayatollah vuol dire segno di Dio, perché? Perché ha molto seguito e appunto non ha bisogno di legittimità politica, perché ha il prestigio religioso e sociale e perché ha l'indipendenza finanziaria. Ecco, questo è molto diverso da quello che succede nel mondo sunnita, dove invece i religiosi ricevono lo stipendio dalle autorità politiche. Pensate anche oggi quello che succede in Arabia Saudita, i religiosi, l'imam che guidano la preghiera, ricevono lo stipendio dal governo centrale. La stessa cosa succede in Turchia. In Turchia c'è un ministero per gli affari religiosi che paga gli stipendi sia agli imam uomini, ma c'è anche un corpo tutto femminile che viene stipendiato di fatto dal potere politico, dal governo centrale. Tutto questo ovviamente crea un legame di dipendenza e non di autonomia. Ecco, c'è un legame poi tra il clero sciita e il fedele, perché? Perché questo legame che si chiama Talkind fa sì che solo se tu ti comporti bene nei confronti di quello che potrebbe essere tuo padre spirituale, lo chiameremo nel cattolicesimo, le tue azioni sono legittimate, quindi devi obbedire in senso religioso o spirituale, ma appunto devi pagare di fatto anche quello che spetta al religioso. Nel 1970 Alcuin diventi Marja, Marja Taqlid è la massima autorità degli islami sciiti, addirittura sopra l'ayatollah, un po' come il papa, se non che ci possono essere più papi, ci possono essere più autorità religiose, più Marja. Oggi il grande problema dell'islam sciita è che in realtà c'è al-Sistani in Iraq, che è un grande personaggio che gode di tutta questa autorevolezza e tra l'altro di parecchio potere anche economico, perché incamera un certo numero di tasse religiose. Però c'è stato un momento in cui ce n'erano diversi. Qui ha una posizione quietista, per esempio nei confronti di Saddam Hussein, è molto cauto, resiste alle ondate rivoluzionarie degli anni 70, deve valutare se essere critico nei confronti dei regimi politici corrotti che opprimono, e qui Khomeini è diverso da Khomeini, non solo non si ribella, ma non sostiene le politiche di Khomeini. Khomeini, voi lo sapete, nel 1979 di fatto si appropria della rivoluzione, che inizialmente non è soltanto islamica, e fonderà quella che chiamiamo oggi Repubblica Islamica dell'Iran, diventa Rahbar vuol dire guida, e la guida nella Repubblica Islamica è di fatto il capo di Stato. Quindi è un ayatollah, è il capo di Stato, quindi è lui che controlla la politica estera e per esempio anche oggi la politica nucleare. La posizione quietista di Khomeini si scontra con quella di Dio, si scontra con quella di Khomeini con un altro grande personaggio. Vi ricordate che qualche anno fa in Iraq c'erano le Brigate Sadr e c'era questo giovane col turbante nero di cui tanto si parlava, che si era ribellato, faceva anche guerra agli americani. Ecco, Sadr, il giovane Sadr, è il nipote di Bagheer al-Sadr, che invece è un altro ayatollah rivoluzionario che a un certo punto negli anni 60-70 si ribella allo strapotere di Saddam Hussein. Sono situazioni spirituali, possono avere potere economico, ma di fatto quello che a loro ha sempre mancato è il potere militare. Quindi il problema grosso che si pone con Khomeini è che un suo collega Sadr viene assassinato, di fatto messo a morte nel 1980 da Saddam Hussein, e poi di fatto anche Khomeini viene umiliato, poi morirà nel 1992, dopo essere stato costretto da Saddam Hussein ad andare addirittura in televisione a chiedere ai suoi, agli altri sciiti, di smettere di ribellarsi. Ecco, non ho più
più molto tempo, ho parlato fin troppo. Allora, lasciatemi chiudere su un paio di cose. Allora, innanzitutto il legame tra denaro e potere. Sicuramente Clero Sciita, se è riuscito a fare la rivoluzione 79 e se è al potere da 36 anni, e grazie anche alla gestione del denaro. La stessa cosa non è successa, per esempio, nell'Iraq di Saddam Hussein. Voi sapete che gli sciiti, ve lo ricordate, erano stati repressi, avevano provato a insorgere all'inizio degli anni 90, nel 91, relativo tratto sulla richiesta, sul mito degli americani, ma non erano mai riusciti a ribellarsi. Perché? Perché in Iraq non c'è mai stato un legame tra il clero sciita e il bazar, perché il bazar non ha mai finanziato a sufficienza il clero sciita, un po' anche perché divisi dal punto di vista territoriale, cioè il mercato, il bazar più importante è sempre stato Baghdad, laddove invece i seminari sciiti erano a Najaf e Kerbila. E oggi questa componente economica è molto importante nel valutare l'ISIS, perché l'ISIS riesce ad attrarre tantissimi giovani. Io ho fatto un'intervista a un antropologo tunisino che vive a Losanna, nei giorni scorsi sarà pubblicata prossimamente sul Corriere della Sera, e lui racconta appunto quanto i mezzi economici e finanziari dell'ISIS siano importanti per attirare giovani uomini e giovani donne a combattere in Iraq e in Siria. Se volete ho anche un po' di numeri sui finanziamenti dell'ISIS, da vendita di petrolio, dazi, quindi passaggi da un paese all'altro, e tasse a persone, ma anche a negozi e imprese, hanno introiti per 2 miliardi di dollari l'anno. La droga che arriva dall'Afghanistan con la collaborazione dei talebani rende 400 milioni di dollari. Gli Al-Shabaab della Somalia hanno fino a 100 milioni di dollari di introiti dalla vendita di carbone, di tasse. E poi ancora, lo sapete, Boko Haram ottengono denaro dai rapimenti, ma anche di fatto dalle sponsorizzazioni. Ecco, non dimentichiamo che cosa vuol dire le sponsorizzazioni da paesi che magari sono anche alleati dell'Occidente. Pensiamo al ruolo del Qatar, che è il paese più ricco al mondo, ha un reddito medio pro capite di 80 mila dollari. Poi ancora Al-Nusra, rapimenti, donazioni di simpatizzanti dei paesi del Golfo che sono chiamati la cosiddetta catena d'oro e poi la diaspora. Quindi l'importanza di questo, e poi io vi faccio vedere, e magari qui chiudiamo, sul potere e la satira. Ci sono stati gli attentati a Charlie Hebdo, a Parigi, a inizio, chiedo solo di sbloccarmi. L'impressione un po' è che la satira la facciamo soltanto in Occidente, la facciamo soltanto in Europa. Gli americani ne abbiamo tanto, cioè chi osa di più sono i danesi, i francesi, in Medio Oriente la satira c'è sempre stata, e la satira prende di mira non la religione, perché la religione troppo personale, troppo spirituale, non la si tocca. Voi pensate che nemmeno in Israele la satira prende di mira la religione, si prendono di mira i religiosi, magari, quindi che sono in Israele ci si fa essere del rabbino, magari quello omofobo, nazista o tirchio, ma non assolutamente della religione, tantomeno di quella altrui o dei profeti proprio altrui. Queste sono invece delle immagini, sono delle cartoline che io ho preso in Siria un po' di anni fa, e me le date a Alice Al-Sadr, che è più importante pinettista di Siria, adesso vive in esilio, perché all'inizio, non proprio all'inizio, era primavera, ma un po' di tempo dopo, ha disegnato Bashar al-Assad, il presidente siriano, mentre faceva da portaborsa a Gheddafi, quando Gheddafi scappava, e la vignetta non è piaciuta a Bashar al-Assad, il presidente siriano, che gli hanno dato sui scagnozzi, che gli hanno spezzato le braccia e le dita per impedirgli di disegnare ancora, e oggi vive appunto fuori dal paese. E in queste vignette lui si fa beffe del potere, perché la satira fa anche quello. E quel generale che elargisce medaglie da un gran calderone potrebbe essere Saddam Hussein, che non c'è più, potrebbe essere Gheddafi, potrebbe essere Hafiz al-Assad, il padre di Bashar. E ancora qui sono, non è il potere, ma sono i giochi di potere, il divario sociale, il fatto che chi sta uno scalino più alto nella gerarchia sociale si approfitta molto spesso di chi invece è ricco, quindi raccoglie i frutti del lavoro altrui,
poi ancora il potere legato al controllo della sessualità, tutto il discorso sulle questioni di genere. Voi vedete ci sono quattro chiavi, ma vediamo solo tre serrature perché la quarta ovviamente è legata alla sessualità. Un'ultima cosa su cui vorrei chiudere è che ha a che fare proprio con la sessualità. Quando guardate al Medio Oriente, pensiamo al fascino del potere, pensiamo a questi paesi che sono estremamente diversi. Vi ho accennato al Qatar, che è il paese arabo più ricco, con 80.000 dollari l'anno perché è ricco di gas. Ma poi c'è lo Yemen, che è un paese, il paese delle spose bambine, dove il reddito medio pro capite è soltanto di 1.000 dollari l'anno e dove la metà della popolazione, sono più o meno 24 milioni di persone, vive al di sotto della soglia di povertà, quindi meno di 2 dollari al giorno e soffre la fame. Sono situazioni molto diverse, ma anche dal punto di vista giuridico, dove le leggi sono legate comunque alla Sharia, a un modo di interpretare l'Islam. Voi pensate che l'omosessualità in molti paesi è punita con la morte, ovviamente se vi beccano in flagrante, ma pensate anche al fatto che in un paese come la Repubblica Islamica dell'Iran, da più o meno 35 anni, la legge permette ai transessuali di cambiare sesso. Tutto questo perché l'Ayatollah Khomeini, rivoluzionario, aveva dichiarato con una fatwa che tutto questo è possibile, perché se una persona si trova a disagio nel proprio corpo deve essere autorizzato a cambiare sesso. Questo perché ha incontrato quello che era nato uomo, si faceva chiamare Mariama ed è riuscito ad arrivare dinanzi all'Ayatollah. Ecco, in Iran oggi, per quanto possa sembrare assurdo, c'è una clinica dove io sono stata, ho fatto un reportage che trovate nel libro Messa da Verana, in cui c'è un chirurgo che ha studiato all'estero, che parlava una cena di medici che lavorano per 30-40 anni all'estero, poi tornano in Iran a esercitare la professione, e da Parigi questo chirurgo è tornato ad Iran, fa le operazioni, si fa prima un colloquio da un psicologo, si fa una o due operazioni, gli uomini diventano donne, le donne diventano uomini. Dopodiché si va all'anagrafe e si può cambiare nome all'anagrafe e poi sposarsi e via di questo passo. Tutto questo, qual è la chiave di tutto questo? È la ragione, l'ijtihad, cioè Khomeini ha fatto un ragionamento e ha detto: io autorizzo quello che in un momento non potevo autorizzare perché ai suoi tempi non c'era questo tipo di chirurgia. Quindi bizzarro, però il mondo islamico è estremamente, estremamente vario, e fascino di questi paesi è anche legato appunto alle differenze.